Grande fratello, televoto truccato? L'ipotesi del web. Dopo l'eliminazione di Aida Nizar, la concorrente più amata sui social, il web insorge e ipotizza che il televoto del GF15 sia stato pilotato. Martedì sera, con grande sorpresa del pubblico e anche della conduttrice Barbara D'Urso e degli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, Aida Nizar è stata ufficialmente eliminata dalla casa del Grande Fratello. La concorrente, che è stata vittima di numerosi attacchi e violenze verbali nelle scorse settimane, era la concorrente preferita secondo molti sondaggi effettuati sui social network e per questo la sua uscita ha scatenato una rivolta da parte del mondo dei social. In studio si sapeva già il nome dell'eliminato? Su Instagram, prima della diretta del GF15, Barbara D'Urso ha postato una foto in cui si vedeva il gobbo utilizzato in trasmissione che recava una parte della scaletta eliminato vs. Malgioglio. Questo ha fatto ipotizzare, a seguito del confronto tra Aida e Cristiano avvenuto ieri sera al Grande Fratello, che già in studio si fosse a conoscenza del nome dall'eliminato. Un altro fatto che ha lasciato perplessi i telespettatori è quello che riguarda un cuore rosa con sopra scritto il nome Aida consegnato all'eliminata da Simona Izzo. Il gesto che è servito a mostrare ad Aida quanto fosse ben voluta dai telespettatori sui social implicherebbe però che anche Simona Izzo fosse già a conoscenza dell'identità dell'eliminato di ieri sera del GF15. Ovviamente nessuna prova concreta per adesso, soltanto ipotesi fatte dai fan di Aida sui social che per protesta hanno lanciato in queste ore su Twitter l'hashtag cancelletto AdioSegf15 che è arrivato primo tra le tendenze italiane. Alcuni utenti su Twitter hanno segnalato una frase detta giorni fa da Luigi Favoloso, in nomination insieme ad Aida Nizar, Alberto Mazzetti e Simone Coccia, di cui però al momento non è possibile trovare una registrazione video. La frase in questione sarebbe zio attiva i call center che ha fatto subito ipotizzare, alla luce del risultato ottenuto ieri, che davvero qualcuno possa aver influito sul televoto. Altre le anomalie riportate sui social riguardo il televoto, tra cui la decisione di abbassare, rispetto all'edizione VIP del Grande Fratello, da 50 ad 1 il limite massimo di voti esprimibili per sessione e la possibilità di creare utenze illimitate sul sito Mediaset utilizzando degli indirizzi email temporanei allo scopo di superare il blocco dei voti massimi esprimibili per persona. Niente di verificato per il momento ma soltanto ipotesi che circolano in queste ore su tutti i social network che chiedono a Striscia la Notizia di intervenire sulla vicenda per fare chiarezza così come fatto per il caso Cannagate.